Aggancia subito sulla sinistra verso Snellinger. Ora il Milan è ancora nuovamente tutto all'attacco. Ed ecco Dolci che recupera su una respinta da parte di Ferrini. Ridà a Snellinger, calza il pallone in campanile in aria. Esce Castellini, porta quasi vuota. Tiro, la palla va a rimbalzare sul piede di Castellini. Rete, il Milan ha segnato. Sabadini, il Milan è pervenuto al successo con Sabadini esattamente a 9 minuti dalla conclusione. È stato il terzino che su una mischia in aria è riuscito a segnare. E quindi Sabadini ha portato quindi in parità le sorti dell'incontro. Il risultato ora è di 2-2, l'intervento flash è terminato, a voi Bergamo. Attenzione, prego Ameri, prego. Ha raddoppiato il Milan con Sabadini esattamente all'undicesimo minuto del secondo tempo. Sabadini, dopo aver superato un avversario, è entrato in aria, ha scoccato un gran tiro che è entrato sulla sinistra della rete difesa da Dani. 2-0 quindi qui a Milano, a te Bortoluzzi. Grazie San Siro, va bene così, rivediamo ancora il quadro. Sì, come vi avevamo detto, il Milan ha raddoppiato all'undicesimo minuto del secondo tempo con Sabadini, il terzino così l'ha portato al limite dell'aria, ha raccolto un preciso passaggio, è riuscito a superare un avversario ed è riuscito a battere Adani con un tiro diagonale che si è insaccato appunto alla sinistra del portiere bolognese. Mi sembra che il discorso per quanto riguarda le zone alte della classifica sia in pratica la pari con le tre squadre che stanno vincendo fino a questo momento. Forse diventa più interessante il discorso per quanto riguarda la retrocessione. Scusa Luzzi se intervengo da Verona, il Milan, se così si può dire, ha accorciato le distanze a 8-6 minuti dal termine con un colpo di testa di Sabadini, pertanto il risultato è il seguente: Verona 5, Milan 2. A te Luzzi. In questo istante ci informano al 24esimo il Milan è passato in vantaggio. Dunque Milan 1, Foggia 0, rete di Sabadini al 24esimo, Milan 1, Foggia 0. A te Ameri. Scusa Ameri, da San Siro il Milan ha pareggiato, siamo al 19esimo con Sabadini. A te la linea. Bene, dicevamo che il gioco si svolgeva sulla fascia centrale del campo, ora in questo momento sta per intemperanze che di qualche tifoso anche a chiudere qui la nostra cabina, scusate il passaggio brusco fra il rumore che sentivate prima. Rete, intanto il Milan ha segnato. Sabadini ha portato con un lunghissimo tiro che non è stato nemmeno sfiorato di testa da Bui, ha portato le sorti dell'incontro in parità, pertanto il risultato è ora questo, 1-1, e cediamo la linea a Varese. A San Siro, primo tempo Milan 1, Cesena 0, al terzo della ripresa Milan 2, Cesena 0, al settimo segna Benetti su passaggio di Gorin, al terzo della ripresa seconda rete ad opera di Sabadini su passaggio di Bigon. Calci d'angolo, primo tempo 9-2 per il Milan, terreno buono 35.000 spettatori, arbitra il signor Ciulli. Molto bene Olimpico, allora passo la linea ad Ameri per le brevi cronache via Torino. Sì, io sarò brevissimo Bortoluzzi perché la partita qui è già cominciata, la Juventus sta attaccando in questo momento cercando di risalire lo svantaggio, ricordiamo che i bianconeri stanno perdendo fino a questo momento per una rete a zero, ha segnato Sabadini al 30esimo su corner tirato da Chiarugi, quindi la mia cronaca sarà limitata, un po' di sole a Torino dopo la nevicata di ieri e per i 60.000 che assistono all'incontro diretto dall'arbitro Agnolin. La temperatura è primaverile, il terreno ci sembra un po' allentato, Juve e Milan lamentano assenze importanti, senza Morini la Juve, senza lo squalificato Galloni il Milan, ma mancano soprattutto due fra i più celebrati protagonisti delle passate edizioni di questa classica del calcio, vale a dire Furino e Rivera, che oggi sono in tributa. Fino al gol del Milan la cronaca non è ricca di episodi, la partita giocata a un ritmo blando non fornisce per il racconto spunti molto interessanti, quindi ci riferiamo soltanto alla cronaca del gol. Dicevamo che alla mezz'ora si è animata improvvisamente la partita su azione di Chiarugi, Zoff ha compiuto una parata un po' all'indietro, un po' difettosa su azione tira appunto dell'ala sinistra del Milan, il portiere non è riuscito a trattenere la palla che è andata in angola, ha tirato Chiarugi, uno dei suoi corner ad effetto, la palla è andata a rimbalzare contro la traversa vicino al 7, più lontano dalla portata di Zoff, è ritornata in campo e Sabadini sulla sinistra è riuscito a mettere la palla in rete. Il gol non ha risvegliato la Juventus che invece ha preso decisamente l'iniziativa in questa fase iniziale della ripresa e il Milan ne ha approfittato nel primo tempo per tentare di piazzare i suoi colpi e su punizione e su azione manovrata, come al 40esimo quando Bigon è entrato su una punizione di Gorin e l'ha buttata sulle gambe dell'uscente Zoff. Al 42esimo, sempre del primo tempo, Damiani ha avuto un bel guizzo in aria ma ha atteso un po' troppo e quindi la palla gli è stata soffiata. Il tempo si è chiuso con la Juve in attacco ma i due corner ottenuti allo spirare dei primi 45 minuti di gioco non hanno permesso ai bianconeri di modificare il risultato. Ora la Juve si è portata in attacco, c'è stato anche un mani in area rossonera non rilevato dall'arbitro Agnolin, conduce sempre il Milan per una rete a zero, rete di Sabadini al 30esimo. A te Ciotti.